Nel pomeriggio di ieri 23 agosto, nell'ambito dei consueti controlli amministrativi effettuati presso gli autosaloni operanti sul territorio di competenza, personale del distaccamento Polizia Stradale di Nola accertava che 5 autovetture esposte all'interno del piazzale di una nota autorivendita con sede in Striano, N.A., alla via Caduti della Patria, risultavano avere i chilometri scalati rispetto a quelli realmente percorsi. Tale procedura è stata posta in essere mediante il confronto dei chilometri riportati sulle fatture di acquisto di veicoli e quelli riportati sul contachilometri. Per tali motivi i veicoli venivano sottoposti a sequestro penale ed il titolare, in concorso con altri soggetti da identificare, veniva deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli art. 110 e 515 del codice penale, per aver posto in essere espedienti illegali e frodi nell'esercizio delle attività di commercio veicolare. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate alla verifica della regolarità delle altre vetture esposte e pronte per la vendita e all'identificazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda. Al fine di tutelare gli ignari acquirenti, i controlli amministrativi disposti dalla Polizia Stradale ed effettuati presso le officine e le autorivendite operanti sui territori di rispettiva competenza, rivestono carattere prioritario e, come in questo caso, spesso conducono a brillanti risultati,